Ebbene sì, la US Air Force lanciava orsi dagli aerei e oggi parliamo proprio di seggiolini eiettabili, che sono una questione, non ci si pensa, ma cruciale, soprattutto per gli aerei militari. Una questione che ha avuto una sua storia interessantissima, un progressivo sviluppo con cambiamenti incredibili. E perché, vedete, il progresso in generale esiste solo perché c'è qualcuno che inventa, ma soprattutto sperimenta, delle novità, delle nuove idee, delle nuove tecniche che portino a un possibile miglioramento. Il mondo dell'aviazione non è da meno, è dai tempi dei fratelli Wright che geniali ingegneri e coraggiosi collaudatori testano efficienza e sicurezza di nuova roba. E la nostra storia dei seggiolini eiettabili inizia durante la prima guerra mondiale, quando gli aerei erano talmente lenti che se il pilota aveva qualche problema l'aereo, tra l'altro di solito non erano nemmeno coperti, non c'era nemmeno il canopy, cioè il pilota era all'aperto e l'aereo era super lento, quindi lui con calma usciva, si buttava di sotto come se si stesse tuffando in piscina, apriva il suo paracadute e tanti saluti. Però dalla prima guerra mondiale, che l'aviazione era appena nata, insomma, chiaramente c'è stato, accelerato anche dalla seconda guerra mondiale, un progressivo miglioramento delle tecnologie belliche, degli aerei, i motori più potenti, gli aerei che vanno più veloci. E a un certo punto agli inglesi cominciano ad arrivare dai loro piloti dei report riguardanti piloti tedeschi sparati nel cielo dai loro aerei sconfitti. Dicono: cos'è sta stregoneria? E quello che questi piloti inglesi stupefatti vedevano erano proprio le prime prove di seggiolino eiettabile ad opera dei tedeschi, che avevano il regime che investiva abbondanti risorse nel miglioramento della tecnologia bellica, quindi sono stati i primi ad arrivare a degli aerei che sparassero fuori i piloti. Ma sparassero come? Erano molto rudimentali. Vedete, uno non ci pensa, ma un seggiolino eiettabile è molto delicato come calibrazione delle forze, perché se spinge troppo poco, il pilota rischia di finire nella coda dell'aereo e di farsi male. Quindi deve spingere il pilota con abbastanza accelerazione da allontanarlo velocemente dall'aereo, tanto più velocemente quanto veloce l'aereo va, ma comunque non può spingere troppo, perché sennò si rischiano traumi alla colonna vertebrale, compressione della colonna vertebrale con un'accelerazione verso l'alto. E cosa c'entrano gli orsi del titolo del video in tutto questo? Gli orsi entrano in gioco in realtà abbastanza dopo, perché c'era questo Convair B-58, cacciabombardiere capace di volare a Mach 2, quindi due volte la velocità del suono, quindi molto veloce. Qui abbiamo fatto un salto avanti, quindi c'era già la tecnologia per i seggiolini eiettabili. Adesso torniamo a tutta la storia. Però quando hanno fatto sto aereo supersonico si sono accorti che andare così veloce è un disastro, perché se spari fuori il pilota c'è il vento in faccia, banalmente c'è la velocità relativa dell'aria che rischia di staccargli l'elmetto, staccargli la testa, insomma un sacco di aria contro. Le temperature sono sotto zero, l'impatto con la massa d'aria comunque te la senti tutta addosso, cioè è difficilissimo che uno sopravviva. E in più l'aereo sta volando molto veloce, quindi devi essere sparato velocissimo, altrimenti comunque ti becca dentro. E quindi, per farla breve sulla nostra storia dell'orso, gli ingegneri hanno progettato un'intera capsula da eiettare, non solo il sedile ma proprio un'intera capsula che insomma protegge anche il pilota. E siccome non potevano però la prima volta testarla su un pilota vero, su un umano, hanno caricato un simpatico orso di nome Yogi, che seppur sedato sembra poveretto essere un po' spaventato, per caricarlo su un aereo che voleva il doppio della velocità del suono e spararlo fuori dall'aereo e vedere se sopravviveva. Ed è sopravvissuto. L'orso, con la sua capsula e tutte le cose, insomma il sistema di recupero piloti da una velocità supersonica, si è paracadutato con successo a terra, vivo e vegeto, non fosse che purtroppo qualcuno dopo ha detto: ma magari ci sono traumi alle ossa che non sono visibili. E quindi, per fare l'autopsia, poi l'orso non ha comunque fatto una bella fine. Ma tornando ai più divertenti sistemi alla Willy Coyote dei piloti nazisti, quando si sono trovati per la prima volta a dire: ok, dobbiamo buttare fuori il pilota dall'aereo perché non è detto che possa scendere lui, ci sono due problemi meccanici principali. Il primo è tutta la sequenza di far accadere le cose, cioè il canopy, la calottina che si apre, se ne va, si toglie, insomma, e il pilota che viene buttato fuori, l'apertura del paracadute, tutte cose. E il secondo è come immagazzinare su un aereo l'energia potenziale che ti serve a sparare via un pilota. I primissimi seggiolini eiettabili a riguardo erano proprio tipo Willy Coyote. Cioè, il pilota doveva intanto smontarsi a mano il canopy, cioè doveva proprio sganciare la calottina, buttarla via, e dopo tirava una leva e il seggiolino con una molla, cioè aveva letteralmente una molla sotto, lo buttava fuori. Però le molle non sono abbastanza affidabili, non sono abbastanza potenti, rischiava di prendersi dentro nella coda dell'aereo. Quindi dovevano pensare ad altro. Proviamo l'aria compressa. Il problema è che la bombola pesa, ha bisogno di manutenzione. Dobbiamo aspettare la fine della seconda guerra mondiale con gli alleati che recuperano abbondanti ingegneri tedeschi, ingegneri che erano anni che lavoravano su questa roba perché avevano ricevuto un sacco di soldi. Quindi, finita la guerra, con una joint venture, in realtà il nostro protagonista è irlandese, si chiama James Martin, ha fondato l'azienda Martin Baker, che è stata la prima a inventare i primi seggiolini
eiettabili con una carica esplosiva, come quelli che si usano oggi. Però insomma, tutte le tecnologie tedesche, i brevetti, le cose. Alla fine, vabbè, si arriva a questo seggiolino con una carica esplosiva controllata sotto il sedile che spara fuori il pilota. Cosa fanno? Costruiscono un gigantesco tipo le giostre, un treppiedone con una rotaia, e un tizio, un volontario che si deve essere divertito un mondo, si siede lì sul seggiolino e progressivamente gli aumentano la carica esplosiva sotto il culo e lo sparano sempre più forte per vedere fino a che punto la spina dorsale regge. Forse dopo tutto non sei divertito così tanto, ma all'inizio sicuramente sì. E così misuravano le forze, le accelerazioni, la velocità di eiezione, la distanza che il seggiolino percorreva e tutte cose. Chiaramente la carica esplosiva era ancora attivata da un coso che lui doveva tirare, era tutto molto manuale, rudimentale, però eravamo sulla strada giusta. E comunque già nel 1949 viene salvata la prima vita di un pilota da un seggiolino iniettabile proprio grazie a questo sistema con l'esplosione. Almeno la prima certificata, magari i tedeschi con i loro seggiolini a molla, qualcuno non avrebbe fatto in tempo a scendere a piedi all'epoca, però non si sa. Comunque i sistemi si fanno sempre più complicati, con più cariche esplosive in modo da sganciare automaticamente la canopy e anche sparare via quello, in modo che la calottina dell'aereo venga allontanata velocemente e eviti di collidere con il pilota, il sedile del pilota venga sparato fuori dopo del canopy e magari automaticamente parta un draw, un paracadute, insomma quel paracadute un po' piccolo che non serve veramente a paracadutare ma serve a iniziare a rallentare, magari si tolga automaticamente la cintura del pilota dal seggiolino in modo che il pilota sia libero di allontanarsi dal seggiolino e poi usare il proprio paracadute. Insomma, i sistemi si fanno sempre più complicati, arrivano gli aerei supersonici, i piloti spingono, fanno pressioni perché si è sviluppato un sistema che gli permetta di eiettarsi a velocità supersonica. Oltre al sistema con la capsula dell'orso che abbiamo visto prima, in realtà ce n'è anche un altro più razionale, perché quello della capsula, boh, è una roba pesante, è tutto complicato. Ne fanno anche uno più razionale, semplicemente il seggiolino che quando viene eiettato si gira di 90 gradi, in modo che la seduta, quando mi ruoto così, sia quella ad essere investita dalla fortissima corrente d'aria e quindi protegga tutto il pilota. Cioè il pilota viene sparato sdraiandosi all'indietro, sempre in posizione seduta però, e quindi le sue scarpe e la seduta del seggiolino lo proteggono. Tra l'altro con dei pali telescopici che si allungavano, bellissimo, con le due antennone in cima, servono semplicemente a tenere il seggiolino nella posizione giusta, in modo che non si rigiri ma resti nella direzione che protegge il pilota. Tutte cose, però anche questo era un sistema troppo complicato, c'erano, pensate, 30 cariche esplosive coinvolte, 30! Pensate, solo una non funziona, che disastro! E c'è stato anche qualche morto che proprio stava usando questo seggiolino e qualcosa è andato storto, anzi più di uno, e alla fine hanno detto: ma sai che c'è? Quando mai ci capiterà di doversi aiettare a velocità supersoniche? Quasi mai, perché alla fine i caccia militari vanno supersonici principalmente quando devono spostarsi da punto A a punto B. Non fai un dogfight, un combattimento supersonico, quasi mai. E quindi quando mai ti capita di doverti buttare fuori? Piuttosto, la maggior parte degli incidenti, la maggior parte dei problemi quando il pilota deve buttarsi fuori per salvarsi la vita, avvengono in decollo e atterraggio. Piuttosto, invece che far seggiolini che funzionino a velocità supersoniche, facciamo seggiolini che funzionino 00. Si chiamano 00, cosa vuol dire? 0 quota e zero velocità, cioè seggiolini che riescano a recuperare vivo un pilota nel caso più assurdo, nel caso limite di aereo con velocità nulla, cioè fermo, e quota zero, cioè proprio al suolo. E qui nasce tutto un nuovo filone interessantissimo di questi seggiolini 00, che hanno proprio dei razzi, oltre all'esplosione che li butta fuori, hanno dei razzi che quindi restano accesi a spingere per un tot di tempo, in modo che quando il seggiolino viene sparato fuori comunque si distanzia abbastanza dal suolo, qualsiasi sia la quota dell'aereo, perché cioè, funziona anche a quota zero, vuol dire che se sei a quota 10 metri, 15 metri, 30, 50, 100 metri, sicuramente è meglio che non essere a quota zero. E in pratica il seggiolino con dei razzi vola per conto suo e poi parte automaticamente il draw, parte il paracadute, ma anche il paracadute viene sparato fuori da una carica esplosiva in modo che si deploy, che si apra velocissimo, e quindi i seggiolini anche che funzionino 00. Poi questo era tipo 60 anni fa, negli ultimi 60 anni si è aggiunto un sacco di roba, i seggiolini adesso sono intelligentissimi, hanno sensori, hanno thrust vector control, cioè i razzi non sono più dei razzi che sparano dritto, ma sono dei razzi che possono orientare la propria spinta, come i Falcon 9 di Elon Musk quando atterra dritto, che ha il razzetto sotto che si può inclinare, insomma, per tenerlo bilanciato. Qua sono usati per guidare il seggiolino verso la direzione della salvezza, perché che ne sai, magari quando il pilota si espelle l'aereo era capovolto, aveva problemi, insomma, il seggiolino piglia e si guida verso l'alto da solo, con i razzi che lo sterzano, poi parte il paracadute, parte quell'altra roba, adesso sono pieni di sensori, hanno un computer di bordo, proprio il computer del sedile che guida il sedile. Insomma, sono dei razzi indipendenti, sono delle cose fighissime, come il pollice in su che metterete a questo video. Per questo video è tutto, dagli orsi e dai sedili razzo è tutto, ciao a tutti!